Da tempo pensavo di fare un viaggio dantesco, tornando ogni volta alla lettura della commedia o al semplice ricordo mentale di qualche verso o terzina. Venivo ogni volta catturato dal modo in cui essi danno evidenza ai luoghi. Luoghi d'Italia, di questa Italia che ho attraversato e vissuto nei miei anni, con la sua bellezza e il suo sfacelo. Luoghi che Dante ha direttamente conosciuto e toccato nella sua vita, o di cui ha soltanto sentito parlare o ha letto, ma di cui sa comunque far percepire tutta la concreta, resistente realtà. Tornare a Dante e sui luoghi danteschi è anche un confrontarsi con la letteratura come totalità, una totalità che mi è accaduto di intravedere già nell'adolescenza, quando nell'incontro scolastico con Dante mi sembrò di riconoscere il senso della poesia come qualcosa di assolutamente distante che si imponeva come assolutamente vicino. Parola lontana, che mi toccava come fosse presente, con le passioni e i desideri di quel mondo lontano, con quel precipitare e con quell'ascendere, con quella volontà di dire l'essenziale, di toccare fino in fondo il senso e le ragioni dell'esistere. Eccoci qua, allora in una lettura fatta da Carlo Ricci, un giovane attore della compagnia teatrale del nostro Festival Dantesco, siamo entrati nel volume che oggi è il protagonista del nostro incontro, ma soprattutto protagonista è il professor Giulio Ferroni, che saluto e ringrazio, autore dell'Italia di Dante. Questo volume pubblicato dalla Nave di Teseo e promosso dalla Società Dante Alighieri, volume che recentemente ha vinto il premio Mondello sezione Opera Critica. Mi aggancio all'introduzione che abbiamo appena ascoltato, dove lei fa riferimento al primo incontro con Dante tra i banchi di scuola, dove già aveva colto la totalità del senso della poesia che la commedia e altre opere di Dante evidentemente le hanno trasmesso. Che ricordi ha di questo primo incontro? Io da ragazzo sentivo questo nome Dante, veniva citato nelle situazioni più diverse, ma non avevo rapporti, nessun rapporto con un libro, con un testo, no? E la cosa venne fuori soltanto nella scuola media, quando una professoressa ci fece avvicinare a Dante, facendoci presente che però la commedia era una grande enciclopedia, qualcosa dove c'era tutta la cultura del mondo contemporaneo, e questo già insomma suscitava grande curiosità, ma il primo rapporto diretto fu col sonetto tanto gentile, tanto onesta pare, che suscitava, no, per un preadolescente, si può dire, una prima immagine, un'immagine singolare di femminilità, insomma, un po' inafferrabile, un po' fascinosa ma lontana, insomma, no? Non si insisteva sul significato, così che in realtà poi, no, dell'aggettivo onesta, che non era in senso moralistico, come ben si sa, no? Ma si insisteva sul resto del sonetto, su questo, insomma, apparire, mostrarsi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender non la può chi non la prova, e chi non sapeva ancora nulla dell'amore, dell'eros, così, questa dolcezza al cuore. Ecco, Dante quindi si presentava subito come, insomma, una sorta di ricettacolo di poesia che chiamava in causa le possibilità della vita, no? Poi c'è stato il rapporto, l'incontro con la commedia. Mi pare che il primo testo che, anzi, al ginnasio ci fecero imparare a memoria, la parte su Caronte del terzo canto dell'Inferno, no? E quindi questo mondo, così implacabile, lontano, misterioso e mostruoso, ecco, tutta una serie di elementi che poi man mano, no, hanno creato col tempo un rapporto continuo con Dante, tanto più che al liceo, nel triennio di quello che allora era il liceo classico, si leggevano moltissimi canti, delle tre cantiche man mano, no?
Poi io ci sono tornato all'università, poi si leggeva comunque nel programma di letteratura italiana, nella cattedra di Natalino Sapegno, che aveva scritto tra l'altro un grande commento della commedia che io avevo già usato al liceo, si doveva leggere tutta la commedia, no? Indipendentemente dal corso, dai programmi, dai riferimenti agli autori. Si legge, adesso questo, anzi c'è perfino chi fa, no, un intero corso di laurea, anche triennale, poi magistrale in lettere, non capita che non legge nemmeno un verso di Dante, no? Dipende dai programmi, insomma, no? Sì, Pasquali forse là invece si è trovato con letture dantesche, mi pare, vero? Cioè, uscì qualche anno fa una circolare che chiedeva 8 canti al terzultimo, 8 al penultimo, 8 all'ultimo anno di liceo, ma in pochissimi. Eh sì, non credo che no, no, io so. Specialmente il Paradiso poi viene letto pochissimo, no? Le difficoltà ci sono, però se un professore lo sa presentare bene, ci sono delle cose che possono andare incontro perfino alla sensibilità di oggi, perfino nel Paradiso. Ma ecco, la scuola è stato nel momento fondamentale, insomma, io sono molto grato non solo per Dante, ma per altre cose, a un professore, al mio professore di italiano del liceo, che era il liceo Visconti a Roma, era un professore bravissimo, molto serio, che teneva il silenzio, no? ma senza repressione, era una cosa automatica nella classe e ci metteva in rapporto proprio con la grande letteratura. Poi, diciamo, negli anni la rilettura di Dante è stata, diciamo, cioè, ma è stata una rilettura integrale in una certa sezione della sua vicenda biografica, oppure sono sempre state riletture? Dopo le letture scolastiche e universitarie, avendo preso la strada, insomma, dello studioso e del professore di letteratura italiana, è chiaro che Dante è ritornato spesso con assaggi di vario tipo. Ho fatto alcune volte delle riletture senza commento, quindi senza nemmeno ricapire veramente tutto, perché ci sono dei passi che, per quanto uno li abbia studiati, no, dopo un po' di anni, insomma, il contesto concreto si dimentica, ma non fa niente, no? L'importante è seguire questo ritmo fortissimo, no? Insomma, Dante, specialmente a partire da un certo momento della mia vita, diciamo dai 50 anni in poi, è stato presentissimo. Adesso ascolteremo un estratto dall'Italia di Dante del professor Ferroni, letto da Riccardo Barbera, che è tra l'altro in giuria, la giuria presieduta dal professor Ferroni di questo 10° Festival Dantesco. È un estratto dal capitolo Foce del Tevere. Alla destra della via dell'Idroscalo si estende per un certo tratto un'area di recente bonificata, dove approda il pellegrinaggio di Nanni Moretti in caro diario. Allora, al tempo del film, tutto era diverso, né? L'aria era recintata, ma c'erano ancora tutti i segni del degrado, in mezzo a cui si levava una piccola stele tutta scrostata tra aggrovigliati reticoli e ancora i pali di una rete da calcio. Ora c'è un'area verde chiusa da un recinto che si estende tra la strada e quello che attualmente è il porto turistico di Roma, aperto su un viale con edifici del corrente look commercial postmoderno. Qui, la mattina del 2 novembre 1975, fu ritrovato il cadavere sfigurato di Pierpaolo Pasolini. In mezzo a un ammasso di rottami, deiezioni, cartacce, ferraglia, gomme scoppiate, materassi sfondati. Ora, poco prima che la strada svolti leggermente a sinistra, verso l'ingresso del porto, c'è un cancello che si apre direttamente sulla zona che costituisce il parco letterario Pierpaolo Pasolini, inaugurato nel 2005, proprio il posto del suo martirio. Allora luogo infernale e ora misuratamente curato, pur accanto a spazi del tutto estranei. Dal cancello, su cui è apposto un piccolo cartello che indica appunto trattarsi del parco Pasolini, aperto solo un giorno a settimana o su prenotazione, si vede bene, oltre al prato, uno schembo vialetto, pochi cespugli,
qualche ammasso appuntito inserito nel terreno e la stele dello scultore Mario Rosati, ripristinata dopo che era stata danneggiata, rimossa, quando l'accesso alla zona era ancora libero. Tra le due panchine a terra sono anche appoggiate delle lapidi che recano vari brani di Una disperata vitalità, una delle poesie dove più esemplarmente il poeta offre un'immagine di sé e del proprio rapporto col mondo. E qui, sotto il sole, in un'area in cui si mischiano polvere dei secchi terrapieni vicini, residui della salsedine spruzzata dal vicino mare arrabbiato, dolci effluvi della vegetazione del parco bonificato davanti al cancello sulla strada dove ora non passa più nessuno, si può credere che Pierpaolo trovi una pacificata solitudine, quella da cui invano cercava di uscire raggiungendo luoghi come questo, ora così totalmente, irriconoscibilmente mutato. Ma è facile trovare le angoscianti, terribili foto di allora. Ecco, proprio Una disperata vitalità iniziava mettendo in scena se stesso di ritorno dall'aeroporto, il proprio procedere come in un film di Godard, al volante, per la strada, toccando il canale del porto di Fiumicino e il castello Bestione Papalino, che anche noi abbiamo sfiorato sulla Portuense, e per concludere con un'immagine del proprio disfarsi, del proprio offrirsi alla morte, proprio da queste parti, qui vicino al mare o in un posto come questo, e per giunta con una citazione dantesca da Inferno, 30° canto, 136. Io me ne starò là, qual è colui che il suo dannaggio sogna, sulle rive del mare, in cui ricomincia la vita, solo o quasi sul vecchio litorale, tra ruderi di antiche civiltà, Ravenna, Ostia o Bombay è uguale. Comincerò pian piano a decompormi nella luce straziante di quel mare, poeta e cittadino dimenticato. Bene, abbiamo scelto questo brano anche perché questa conversazione rientra in un progetto del Liceo Giordano Bruno di Roma, in zona Bufalotta, che ha ottenuto un finanziamento dalla SIAE nel quadro del bando Per chi crea, ed è un progetto, il titolo diciamo è E vissi a Roma, inferni, purgatori e paradisi di una periferia urbana, e diciamo è un progetto cinematografico che utilizza come campo di riferimento le tre cantiche della commedia per esplorare gli inferni, i purgatori e i paradisi di una periferia metropolitana. E quindi ci è venuto in mente Pasolini e per questo abbiamo voluto ricordare la sua passeggiata, tra virgolette, sulle stesse orme di Nanni Moretti, che dedica il Caro Diario, una tappa a questo monumento, un tempo veramente abbandonato a se stesso. Io tra l'altro la sede della nostra associazione Xenia, che è a Ostia, è a Piazza Ancomarzio, dove io dalla mia finestra ho la copia del monumento a Pasolini, una copia più tutelata di quella lasciata giù al Idroscalo, che però adesso è dentro a un parco letterario, no? Giusto, professore? Certo. Sì, sì, è stato naturalmente Roma, visitare Roma significa toccare naturalmente nei luoghi danteschi, quelli carichi di storicità, ma ci sono anche luoghi marginali, insomma, come la cima di Monte Mario, insomma, tra l'altro, no? La vetta di Monte Mario. Monte Malo viene citato da Cacciaguida, dove chi arrivava da nord a Roma si affacciava per la prima volta sulla vista della città, no? E lì appunto c'è un piccolo purgatorio, c'è un bar tra l'altro famoso dove io andavo nella mia giovinezza spesso, insomma, no? Si facevano così
delle visite serali così a questo bar, che è una sorta di purgatorio, però accanto al quale c'è anche l'inferno, perché ci stanno, c'è una scarpata e una ringhiera che difende il bar dalla scarpata, però se si affaccia su questa ringhiera trova tutta immondizia, almeno l'ho trovata io quando ci sono stato, no? Quindi ecco, questo è uno dei tanti segni così, no? Di questo rapporto tra cose diverse, insomma, un paesaggio anche molto bello, un luogo dove si sta tranquillamente come questo bar, però poi accanto al bar, quindi non riguarda solo la periferia, questo in fondo, no? È un intreccio di tante cose. Ecco, Pasolini però, perché Pasolini è molto, come dire, pieno di sensibilità dantesca, c'ha Dante nell'orecchio, non a caso ha scritto delle cose che chiamano direttamente in causa Dante, no? Tra cui anche una Divina Mimesis, un lavoro incompiuto ma di grande interesse, no? Ma poi io mi sono imbattuto, no? Non ci pensavo lì per lì, no? Andando alla foce del Tevere, perché sono andato alla foce del Tevere? Perché all'inizio del Purgatorio, no? C'è riferimento ad una delle invenzioni mitiche di Dante, no? All'angelo che arriva portando le anime purganti, no? Arriva sul lido del Purgatorio. Ma da dove viene? Viene dalla foce del Tevere, dove, no, secondo Dante, no, si raccoglierebbero tutte le anime destinate al Purgatorio e lì sarebbero raccolte dall'angelo, no? E allora visita alla foce del Tevere, agli aspetti, insomma, di un mondo marginale che ha una sua bellezza, ma nello stesso tempo è tenuto un po' provvisoriamente, no? Ho trovato uno strano monumento, per esempio, sulla foce del Tevere, chiamiamolo monumento, no? Era una cosa, una sorta di come dire, di tempietto intorno a delle statue di una Madonna e di Padre Pio, San Pio, no? Circondato da tutte bottiglie di plastica, messe però composte come in una parodia di un monumento, no? In una zona piena di rottami, di scarti di vario tipo, una capanna dove c'era uno che scaricava delle cose. Ma lì vicino poi mi sono reso conto, quando sono arrivato lì, che c'era il parco Pasolini, che quando l'ho visitato durante il mio viaggio dantesco era già tornato, no, in una bella posizione, insomma, veramente tenuto molto bene, tra l'altro mi pare dalla Liput, no, che è la lega proprio che si occupa proprio degli uccelli, no, però è che tiene molto bene questo parco, anche quel monumento a cui lei faceva riferimento, e che poi successivamente ha avuto un momento in cui è stato anche così aggredito da qualcuno, rovinato, però poi è stato rimesso a posto normalmente, e lì pensare a Pasolini, al rapporto di Pasolini con i luoghi ai margini, le periferie, no? Quindi ho evocato, naturalmente non potevo non evocare Nanni Moretti. Bene, e a proposito sempre di marginalità, noi abbiamo adesso optato per una scelta un po' forse inconsueta, ma di leggere un brano dal capitolo sulla Sardegna del volume del professor Ferroni, e quindi ascoltiamo Riccardo Barbera che ci propone un arrivo in Sardegna e un legame con il conte Ugolino. Nel percorso di Ulisse nel Mediterraneo occidentale verso le colonne d'Ercole, l'isola di Sardi viene ricordata insieme agli estremi continentali della Spagna e del Marocco, l'unica nominata tra le isole di quel mare, è indicata col nome del popolo che le ha dato nome, quel popolo che era lì prima della storia, nella civiltà che noi chiamiamo Nuragica. Isola toccata nei secoli da diversi dominatori, ma rimasta quasi chiusa, isolata nella sua arcaica vetrosità, nel suo scontroso fondo originario, anche se ai tempi di Dante veniva contesa tra i più vicini dominatori del mare, pisani e genovesi. Nel De Vulgari Eloquentia si dice che i sardi non hanno un proprio volgare, ma imitano il latino come le scimmie imitano gli uomini, cioè fanno un uso diretto e distorto delle forme latine.
il particolare carattere della lingua sarda, lingua non dialetto, ecco, lingua e non dialetto, a parte tutti i dubbi che si possono avere sulla distinzione tra lingua e dialetto, beh, è uno dei segni della particolarità di questa regione. Nei secoli la Sardegna è come sfuggita all'Italia, pur essendo sempre stata sottoposta a dominatori italiani e stranieri, stranieri comunque per lo più installati anche sulla penisola, ed è rimasta fuori dal circuito del viaggio in Italia. Solo nel Novecento si sono affacciati su di lei particolari viaggiatori, mentre romanzi e novelle di Grazia Deledda diffondevano l'immagine del suo mondo arcaico e primigenio, dei suoi conflitti e delle sue passioni. Mi vengono poi in mente alcuni libri di viaggio. Echeggiano i titoli di Sia in Sardegna di Lorenz del 1921, di Sardegna come un'infanzia di Elio Vittorini nel 1936, di Tutto il miele è finito di Carlo Levi del 1964, ma poi ce ne sono di più recenti e presi per così dire dall'interno, come Viaggio in Sardegna di Michela Muggia del 2008 e nel 2015 uno di scintillante entusiasmo di Massimo Onofri, Passaggio in Sardegna. Certo, si tratta di libri piuttosto estranei al mio obiettivo dantesco, in fondo abbastanza limitato, data la particolare natura dei richiami di Dante all'isola, che certamente non aveva mai avuto modo di visitare, anche se ne aveva sentito parlare, per varie vicende pisane e per bocca del suo amico Nino Visconti, il giudice Nin Gentil, incontrato poi nella Valletta dei Principi Negligenti, nell'Antipurgatorio. La prima sosta è a Iglesias, che chiama in causa il conte Ugolino della Gherardesca. A lui, dopo la conquista pisana di Cagliari, era stata assegnata la città Villa Ecclesie, allora denominata, col territorio circostante. Qui il conte soggiornò, soprattutto nei primi anni del suo possesso, con particolare attenzione per le miniere d'argento e con vari rapporti con gli altri territori sardi. Quello di Gallura era in mano alla famiglia pisana dei Visconti, imparentati con Ugolino, che successivamente si trovò in primo piano nella politica pisana tra i vari rivolgimenti che lo portarono alla carica di podestà e a una posizione di potere da cui fu poi scalzato dalle trame dell'arcivescovo Ruggeri, di cui rode il capo nella ghiaccia infernale. Ecco, perché il suo viaggio tocca ovviamente luoghi non solo attraversati dalla vita, dalla biografia di Dante o citati esplicitamente nell'opera, ma anche zone d'Italia che ovviamente Dante non ha potuto visitare, ma che rientrano nei riferimenti, in alcuni versi dell'opera. Che ricordo ha della tappa sarda del suo viaggio? Beh, la tappa sarda è stata una tappa estiva, legata anche ad un'occasione un po' di piccola vacanza. Tra l'altro ho passato qualche giorno in una casa che ha un mio amico e collega, che è stato collega e coetaneo all'università, Amedeo Quondam, nell'isola di Carloforte, che non è un'isola dantesca, che Dante non nomina, però ecco, avendo questa intenzione di passare alcuni giorni anche di mare in Sardegna, ho legato insomma questa dimensione di vacanza, non di quelle vacanze così rumorose da VIP tipo Costa Smeralda, no? Ma una piccola vacanza legata a certi luoghi che Dante nomina direttamente o indirettamente attraverso le sue conoscenze della Sardegna e i suoi rapporti personali, perché ecco, il più importante è stato un rapporto con un Nino Visconti pisano che era stato giudice di Gallura. La Sardegna era divisa in giudicati, quindi è giudice non nel senso diciamo processuale del termine, no? Ma era una carica così, di controllo di ampie zone dell'isola,
che era contesa ai tempi di Dante, soprattutto tra genovesi e pisani, no? Ci sono tracce anche di personaggi genovesi, come un personaggio che sta nel fondo dell'inferno, come Brancadoria, no? Che addirittura è di quelli che Dante mette all'inferno mentre sono ancora vivi, no? Perché in una zona chiamata Tolomea, dove sono i traditori degli ospiti, che una volta che hanno commesso il loro delitto scendono immediatamente con l'anima nell'inferno, e sulla terra resta il corpo abitato da uno spirito, così insomma, no? Però tra questi c'è questo Brancadoria, appunto, che probabilmente ha ucciso un altro personaggio importante che si trova pure nell'inferno, della Sardegna, che è Michele Zanche. Quindi attraverso Pisa, i pisani, i conflitti tra Pisa e Genovesi, la Sardegna, che pure era un po' molto ai margini, insomma, dell'Italia del tempo, naturalmente, no? Anche in fondo si sa tuttora, no, che la lingua sarda non può nemmeno essere definita come un dialetto dell'italiano, ma è proprio una lingua a sé, con una storia, una struttura particolare, no? Quindi è una interessante marginalità di un'isola che però è stata determinante proprio per la stessa identità italiana, nonostante la sua separatezza, no? E questo è un dato di grande interesse, e di grande interesse il dato che appunto genovesi, pisani e anche rappresentanti del ghibellinismo imperiale si sono occupati molto della Sardegna, tant'è vero che uno dei figli naturali di Federico II, del grande imperatore, è Rienzo, perché tutti conoscono a Bologna il palazzo di Rienzo, dove questo Rienzo è tenuto prigioniero, ma nessuno si domanda perché. In realtà attraverso un matrimonio con una nobile del Locutoro, Rienzo era diventato il figlio di Federico II, aveva avuto il titolo di re di Sardegna, no? Anche se poi non ha esercitato mai questo potere, perché poi è stato fatto prigioniero dai bolognesi nella battaglia della Fossalta. Quindi vedete tutta una serie di intrecci che poi chiamano in causa uno dei personaggi più noti e più affascinanti nel suo tragico rilievo della commedia, che è il Conte Ugolino, che come rappresentante di Pisa anche lui è stato nel giudicato di Cagliari, e a Iglesias, che non a caso ho visitato, anche se non viene nominata direttamente da Dante, a Iglesias c'è un uomo che è stato fatto costruire proprio dal Conte Ugolino. Bene, riprendiamo la nostra conversazione con il professor Ferroni. Dopo la Sardegna e dopo Ugolino di Iglesias, con alcune curiosità raccolte dai molti lettori del suo libro. Ci si chiede chi sia stato il Virgilio di questo suo viaggio, ovviamente è stato il testo dantesco, però lei mi accennava anche a una guida turistica che l'ha accompagnata, l'ha assistita. Sì, in fondo è anche stato un punto di riferimento per tracciare i diversi momenti del viaggio. Detto, è stato naturalmente prima tutto il testo di Dante con l'individuazione dei diversi luoghi da vedere. Poi in alcuni casi mi sono un po' preparato, specialmente sui luoghi che non conoscevo bene o sulla collocazione all'interno di certe città, di monumenti e luoghi specifici, di quella che tuttora resta la migliore guida turistica che sia stata concepita nell'Italia moderna, cominciando già dalla fine Ottocento, no? E poi variamente accresciuta, aggiornata, che è la guida rossa del Touring Club italiano, no? Che insomma fino, diciamo, agli anni 50 era quella che accompagnava un po' i turisti italiani in Italia, no? Poi ne sono sorte tante altre, anche allettanti per le immagini che ci sono, per tanti elementi, insomma, di contorno, però in fondo resta la guida più completa, no? Che va a cercare anche i particolari, per esempio quando si tratta di indicare la visita di una chiesa, mostra con tutta la precisione possibile la collocazione delle diverse opere d'arte,
nella navata a destra, nella navata a sinistra, nelle varie cappelle, insomma è un punto di riferimento anche con delle ottime carte topografiche che sono naturalmente un po' sintetiche perché il formato della guida è abbastanza piccolo. Ecco, per esempio ne prendo una a caso, io le tengo proprio vicine a me, insomma, mi è capitata Abruzzo e Molise, una regione che è poco presente nel viaggio dantesco, ma c'è, no? Soprattutto il riferimento alla battaglia di Tagliacozzo, quando Corradino di Svevia fu sconfitto da Carlo d'Angiò, e Dante cita appunto la battaglia di Tagliacozzo, e quella è stata un'occasione di frequentare non solo Tagliacozzo e dintorni, ma tutta la zona della battaglia. Tra l'altro un altro punto interessante che non è mai completamente soddisfacente, anche se uno fa degli studi in proposito, qualche volta li ho anche seguiti, li ho letti appositamente, è la collocazione dei luoghi di battaglia, no? Perché le battaglie vengono indicate così, con un nome, un punto di riferimento, ma non è che la battaglia di Tagliacozzo si sia svolta dentro Tagliacozzo, no? È in una zona vicina, no? Che è una confluenza di fiumi, tra l'altro ci sono tutte notizie anche dai cronisti su spostamenti delle truppe, Corradino che pare fosse attestato un po' a nord della Valle del Salto e dall'altra parte c'è Carlo d'Angiò, insomma ecco, e quindi frequentando quei luoghi d'Abruzzo sono andato un po' a vedere tutti i cittadini che stanno lì non lontane da Tagliacozzo, scoprendo anche qualche luogo interessante, no, di origine romana, come Alba Fucens, che io non conoscevo, tra l'altro, che ci sono le rovine di questa città romana, che è veramente di grandissimo interesse, poi quel meraviglioso paesaggio d'Abruzzo. Ecco, questo che dico a proposito di Tagliacozzo si potrebbe dire a proposito di tanti altri luoghi, di la battaglia di Benevento, per esempio, no? Dove è il ponte sotto il quale sarebbe stata disposta la salma di Manfredi prima che l'arcivescovo di Cosenza facesse intervenire i suoi scherani e portando lontano dalla sepoltura e gettandolo poi in un fiume lontano il cadavere di Manfredi, quindi lì ricercare a Co del Ponte presso a Benevento, no? Sarebbe stato provvisoriamente sepolto, ma qual è il ponte? Ci sono vari fiumi che confluiscono su Benevento, qual è il ponte e qual è il fiume prima di tutto, e qual è il Calore o il Sabato che è un suo affluente, eccetera, eccetera. Ecco, di queste cose, siccome di battaglie purtroppo Dante ne nomina a un certo numero, c'è pure quella che tra l'altro è ricordata da una stele che si trova in un incrocio di strade, quella a cui Dante stesso ha partecipato come feditore a cavallo, la battaglia di Campaldino nel Casentino, e lì forse è più facile individuare il luogo specifico, in altri casi uno va a cercare. E la guida del touring in fondo costituisce una strada naturalmente non sempre totalmente soddisfacente, perché ovviamente non si occupa dei luoghi danteschi specificamente, no? E anzi poche volte fa riferimento al legame con Dante dei vari luoghi, no? Però ecco, tuttora, nonostante tutte le trasformazioni del turismo, no, questa è una guida che è molto affidabile, in fondo, no? È stata una guida di un grande turismo culturale soprattutto, ecco, perché ci vuole una certa pazienza pure per leggerla, per portarsela dietro. Ci sono luoghi rimasti fuori dal libro che le dispiace siano rimasti fuori? No, forse no. No, luoghi rimasti fuori no. Magari c'è qualche luogo che ho potuto, che ho cercato, che ho sfiorato, ma non ci sono, anche perché era impossibile entrarci dentro. Per esempio il castello di Giovagallo. Giovagallo è un posto che non è nominato nella commedia, però era il castello di Moroello Malaspina e di sua moglie, della famiglia dei Fieschi, che Dante ha frequentato, probabilmente è stato ospite in questo castello, naturalmente Moroello
e la moglie, sono tutti citati nella commedia. E siamo in Lunigiana, in questo Giovagallo pochissimo noto, no? È in Lunigiana, cioè al limite tra la Liguria e la Toscana, la Val di Magra, la valle del fiume Magra, e sul versante destro del fiume Magra ci sono luoghi danteschi come un altro cittadina e castello di Mulazzo, anche quello sede di un altro ramo della famiglia Malaspina, dove ci sono vari riferimenti a Dante, ci sono anche lapidi, monumenti, c'è un centro dantesco a Mulazzo, quindi i richiami danteschi sono molto ben noti. Invece Giovagallo è un paesino piccolissimo, veramente, dove c'è una chiesa diroccata, e poi a un certo punto si riesce a trovare, nessuna guida lo indica, si riesce a trovare al limite di una strada, una stradina laterale che è accompagnata da un indicatore che indica il castello di Giovagallo, le rovine, insomma, uno procede, però a un certo punto non vede più nulla, non ci sono altre indicazioni e non può far altro che, come ho fatto io, che arrampicarsi sul dorso di questo, del colle, dove dovrebbe essere, e tra l'altro non c'è nemmeno un sentiero, quindi scivolando di qua e di là, acchiappando dei bastoni per sorreggerti, poi uno non ci va, certo, in questi casi attrezzato da alpinista, no? E qui però sono arrivato, superando vari cespugli, sono arrivato a un punto dove c'erano varie rovine, no? E sapevo che non ci rimane quasi niente di questo Giovagallo, anzi qualcuno addirittura ha avanzato dei dubbi, no? Però ci stanno delle rovine, ecco, però altro non ho trovato, no? Però ecco, questo è uno di quei posti che piacerebbe individuare di più, ma nella Lunigiana ci sono tantissimi castelli dei vari rami della famiglia Malaspina, che era divisa in due rami, lo Spino Secco e lo Spino Fiorito. Poi, tra l'altro, c'è anche questa curiosità, no? E ce ne sono, oltre Mulazzo, che ho già citato prima, sul versante di qua, invece, sulla fronte sinistro della riva sinistra del fiume, c'è un castello di Fos di Novo, che è molto ben tenuto ancora in maniera molto seria, perché c'è un gruppo che si occupa di questo castello, sono dei giovani, tra l'altro, che hanno anche una bella libreria a Firenze, c'è un legame molto stretto, vicino al ponte alla Carraia a Firenze, e questo è tenuto molto bene, questo castello, e su di esso circolano miti, di storie di vario tipo, perché probabilmente c'è il Dante, ci sarebbe sicuramente stato, e probabilmente circola un fantasma, però non di Dante, no, ma di una donna che è stata segregata, così, una figlia di qualche signorotto di là, che amoreggiava con un paggio, così, e qui è stata murata dentro, è una cosa terribile, insomma, no? Dentro una stanza del castello, e si aggirerebbe questo fantasma, no? Poi però c'è tutta una ospitalità che viene offerta a giovani artisti per così studiare un po' il paesaggio, l'ambiente, per un soggiorno di lavoro e di studio, ecco. Quindi è un castello attrezzato molto bene, tenuto benissimo, forse eccessivamente ammodernato, naturalmente non sarà più nemmeno da lontano come era al tempo dei Malaspina, però ecco, è un'altra cosa, ma la Lunigiana è piena di luoghi. Poi c'è Pontremoli, pure, che è un altro luogo che non è stato nominato da Dante, ma dove sarebbe stato condannato e poi imprigionato Pier delle Vigne da Federico II, che quando passava proprio si trovò a passare a Pontremoli, e tante altre cose, naturalmente. Ecco, solo pensando alla Val di Magra, intorno al fiume del Magra ci stanno tantissime cose, un mondo. Del resto, non so se è capitato di dirlo precedentemente, ma la Lunigiana è uno dei pochi luoghi dove si sa
quando Dante ci sia effettivamente stato, perché c'è un rogito notarile, è proprio un accordo politico, un patto che fu stipulato tra un ramo dei Malaspina e il vescovo di Luni, che poi era Sarzana, a Castelnuovo di Magra. Era, mi pare, il 6 ottobre del 1306, e fu proprio Dante Alighieri ad andare a stipulare questo trattato come rappresentante ufficiale di Franceschino Malaspina, che è rappresentante della famiglia. C'era una lotta continua senza fine tra i Malaspina e i vescovi di Luni, Luni Sarzana, e a Sarzana Dante soggiornò la mattina del 6 ottobre insieme a un notaio. Ascoltò la messa nella cattedrale di Sarzana e poi a cavallo salì su nel Castelnuovo di Magra, che sta lì vicino proprio, no? Su un colle, per incontrare il vescovo e per firmare questo accordo. Ecco, è una delle, credo, è l'unica data precisa che conosciamo della vita di Dante nell'esilio. Ma devo dire che si vede ancora tutta la sua passione per le enciclopedie, di cui ci parlava l'altra volta, di lei da bambino, questa passione enciclopedica che ci ha raccontato la scorsa, nella prima parte dell'intervista. Un'ultima domanda, diciamo, di curiosità che ho raccolto. L'indice del libro, oltre a essere dettato dall'ordine cronologico delle visite, come lei scrive nell'introduzione, ha seguito anche, credo, altri disegni, per esempio cominciare da Napoli come omaggio a Virgilio, o cominciare da Roma, questo lungo capitolo romano che apre il libro, e finire con una Firenze di nuovo politica e poi con un Dante alla fine pacificato. Cioè, oltre all'ordine cronologico, la costruzione dell'indice segue qualcos'altro? Beh, credo che l'ordine cronologico è seguito rigorosamente, salvo qualche piccola aggiunta più tarda nei luoghi che nella prima visita non sono riuscito a vedere completamente. Quindi ho aggiunto poi anche qualche cosa avvenuta più tardi, però i blocchi sono grosso modo, insomma, fedeli all'ordine cronologico, e c'è un elemento ideale che è proprio l'inizio a Napoli, in quanto Virgilio, tomba di Virgilio, che tra l'altro chiama in causa pure Leopardi, perché lì nel luogo della tomba, presunta tomba di Virgilio, c'è la tomba vera e propria di Giacomo Leopardi. Quindi quella è stata una intenzionale e casuale, però, perché io avevo pensato di cominciare nel Venerdì Santo, data quanto mai dantesca, giorno quanto mai dantesca, il Venerdì Santo del 2014, visitando Roma, perché la sede papale, insomma, è l'emblema della città, la civitas per eccellenza, secondo Dante, no? La cui santità, in fondo, implicita, è opposta alla corruzione di Firenze, per lui, ma no? Quindi messa insieme all'inizio. Però poi, volevo cominciare, però poi mi era capitato di andare per un'altra cosa, per presentare un libro a Dante, a Napoli, qualche giorno prima, e allora questo fatto casuale mi ha fatto venire in mente che sarebbe stato meglio cominciare proprio da Napoli, in quanto Virgilio, no? E quindi tu sei lo mio maestro, il mio autore, no? È il punto di riferimento di Dante, no? Quindi è stata una combinazione, insomma, che nata dal caso, ma che poi ha avuto un esito particolarmente significativo, no? Come relativamente nata dal caso è il finale, e che poi il finale che si raccorda da questo punto di vista in modo perfetto all'inizio, il finale è dove io, c'erano delle zone dell'Appennino, soprattutto tosco-emiliano, che non avevo ancora visitato, quindi l'ultima fase del viaggio, che poi era nel settembre, mi pare, del
del 2016 e l'ho affidata a questi luoghi, però poi girando, facendo un percorso un po' tortuoso intorno all'Appennino, mi è capitato, no, di arrivare come ultimo luogo a questo uccellatoio. Cos'è l'uccellatoio? È un luogo su una collina dell'antica via bolognese, da cui chi veniva da nord vedeva Firenze per la prima volta. E Dante lo fa citare da Cacciaguida, no? Come emblema di cosa, immagine di Firenze, no? E ora, questo fatto di arrivare a vedere Firenze dall'alto, no? Firenze che Dante non avrebbe più potuto vedere, no? E allora mi ha suscitato una sorta di, come dire, conclusione circolare del libro, e non ho potuto resistere dal citare quei bellissimi versi dell'inizio del 25° canto del Paradiso, dove Dante fa riferimento in fondo al suo desiderio di tornare a Firenze, pensando che, insomma, no, la gloria ottenuta dal poema che sta per finire, perché siamo al 25° canto del Paradiso, no? La gloria ottenuta dal poema farà sì che la sua città, che lo odia, che lo ha condannato, in realtà abbia un ripensamento, lo richiami, no? E gli dia addirittura la corona di poeta, proprio, ma dove? Nel luogo iniziale, dell'origine, il luogo del suo battesimo, no? Quindi questo se mai continga che il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra e che m'ha fatto per più anni macro vinca la crudeltà che fuor mi serra del bello vile, ov'io dormì agnello nimico ai lupi che li danno guerra, con altra voce o mai con altro vello ritornerò poeta ed in sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello. Il cappello è francesismo, chapelle vuol dire corona e nel francese antico, no? Pensate, poi ci sarà il primo personaggio dei personaggi del Decameron, Ser Ciappelletto, che c'era questo nome così, insomma, proprio che fa riferimento alla corona, ma no, vabbè, questo c'entra poco. Comunque, ecco, mi sono trovato a concludere come doveva per forza concludersi la cosa, no? Tornare alla possibilità impossibile per Dante, no? Non realizzata, di tornare all'origine di se stesso, appunto, no? A Firenze, dove prese il battesimo e dove prenderà il cappello. Firenze, all'altro capo della vita, Ravenna, che ovviamente non può mancare. Entriamo, diciamo, in questa addirittura finale della conversazione, ricordando la pagina della vita di Dante di Petrocchi, proprio sulla morte di Dante, interpretata da Riccardo Barbera. Gli anni dedicati all'immenso lavoro erano stati tanti, sfibranti, senza un attimo di sosta. La famiglia era raccolta a Ravenna. C'è sempre vivo, pungente, il desiderio di tornare a Firenze. Proprio in questa prospettiva sta il consenso che Dante dà a Guido Novello di recarsi con la baceria ravennate a Venezia nel 1321 per scongiurare i propositi di guerra della Repubblica di San Marco, che era sdegnata per i continui attacchi delle navi di Ravenna. E se Dante risolverà la controversia, apparirà agli occhi di tutti gli italiani e agli occhi, il che a lui preme in maggior grado, dei fiorentini, come un uomo di pace, come altra persona ormai dall'aggressivo, implacabile partitante bianco degli anni 1300-1301, lontanissimi. Si possono fare ipotesi sulla data della basceria, oscillando tra la fine di luglio e i primi di agosto. Tuttavia, poiché un documento del 20 ottobre, in epoca quindi successiva, assicura la presenza a Venezia di ambasciatori ravennati, fu al momento in cui Ravenna riuscì a comporre l'avvertenza, sono nati ulteriori interrogativi. Una seconda ambasceria? Ovvero la stessa dalla quale però si era staccato proprio Dante, ammalatosi
a Venezia o durante il viaggio d'andata attraversando le paludi di Comacchio e tornato indietro in così gravi condizioni da perire poi qualche settimana dopo. Aveva Dante un compito preciso in questa ambasceria, indubbiamente composta da varie persone? Anche questa è una domanda senza risposta. Forse Guido Novello invia Dante per dare maggior credito all'importante missione diplomatica, di garanzia per l'onestà e la lealtà delle proposte inviate ai signori di Venezia. Insomma, una partecipazione meramente rappresentativa che il poeta non aveva modo di rifiutare al suo ospite e che poteva tornare utile al sogno di cui si è detto, cioè tornare in Firenze. Anche la data della morte è sicura. Il mese è settembre, ma quale giorno? Il Boccaccio e i codici del cosiddetto gruppo del 100 non esitano al riguardo, il 14 settembre. Invece gli epitafi di Giovanni del Virgilio e di Menghino Mezzani danno la data del 13 settembre. Se una scelta si impone, essa deve andare per forza agli autori degli epitafi e si abbisognavano per il loro ambito compito della data esattissima. Il Boccaccio poteva averne meno bisogno, ma non è da escludere un'ipotesi intermedia, cioè che il poeta sia venuto a morte dopo il vespro, nella notte tra il 13 e il 14, e che valesse la data del giorno dopo, quando Guido Novello e gli amici di Dante ne ebbero contezza dai figli e dai familiari del poeta usciti di buon'ora dalla casa. Bene, ecco, questo con anche i dubbi sulla data, e Petrocchi entra nel dettaglio della querel tra il 13 e il 14 settembre, ci avviciniamo alla fine, chiuderemo proprio con la pagina del libro del professore, che torna poi sul contrasto fra Ravenna e Firenze, che addirittura ha accompagnato i secoli dopo la morte di Dante. E dunque, però, il suo viaggio con Dante e per questo libro poi sta proseguendo in questa ondata di presentazioni, di interviste, di commenti che sta accompagnando la vita, come dire, sì, la vita postuma, diciamo, successiva alla pubblicazione. Cosa la colpisce di questo percorso anche faticoso, forse più faticoso del viaggio fatto per scrivere il libro? Beh, non, direi non tanto faticoso, perché non so se la cosa ha risparmiato la fatica, però c'erano in programma tantissime cose, soprattutto nella scorsa primavera e di nuovo in quest'autunno, che erano addirittura delle riprese di cose fallite, che sono fallite di nuovo, insomma, no? Quindi con la situazione in cui siamo capitati, insomma, i movimenti ce ne sono stati solo alcuni, soprattutto tra l'estate e l'inizio di quest'autunno fino a settembre, ma poi... facciamo di nuovo quasi tutto online, no? Quindi questo dispiace pure molto, ma anche perché in alcuni casi si trattava di ritornare lì dove ero già stato, no? Non direi, come dice Caproni in una breve quartina che io cito sempre, no? Tutti i luoghi che ho visto, che ho visitato, ora so, ne son certo, non ci sono mai stato. Ecco, queste sono dei versi sulla disappropriazione del proprio passato, del rapporto con i luoghi che non si afferrano mai veramente, no? Insomma, la vita attraversata è sempre un po' una vita perduta, no? Però ecco, forse proprio per questo è bello il momento del ritorno, quando uno ci va, vede, insomma, riesce a vedere cose che non ha visto, no? E tra l'altro qui magari accompagnato dalle persone che mi hanno chiamato, insomma, nel luogo, no? Che quindi magari mi mostrano altre cose, mi fanno vedere, insomma, un interesse che c'è, come mi è capitato per esempio una delle ultime cose che sono riuscito a fare prima di questo inasprimento del Covid, è stata una visita a Treviso, dove
sono stato dentro una chiesa sconsacrata che io avevo appena sfiorato, sempre di origine medievale, e lì dentro questa chiesa c'è stato che è sconsacrata, quindi l'incontro si è svolto là dentro, un ambiente piuttosto grande, quindi nonostante il relativo distanziamento erano molte persone, quindi è stato bellissimo dialogare, seguire le varie domande. Poi c'è quella cosa di firmare i libri, vabbè, sono varie cosette di questo tipo, no? Quindi c'è qualche cosa di faticoso. Poi è stato faticoso in questo periodo anche il modo di viaggiare, anche nell'estate, no? Perché il treno, proprio per evitare rischi, lo prendo proprio rarissimamente, anche se per esempio sono stato a Treviso proprio con l'alta velocità e anche in altri posti, ma lì insomma c'è un distanziamento, non c'è mai un viaggiatore vicino, però in altri casi uno c'ha, per cui c'è sempre esitazione, per cui in genere proprio in maniera totalmente diversa da come sono abituato, in questo periodo ho viaggiato quasi sempre in automobile, no? Naturalmente nel viaggio dantesco l'automobile era necessaria. Però quando devo andare in una città, in un luogo, no? Sono stato fino a Sarzana, per esempio, c'è stata, ecco, sono presentazioni che danno anche una forma di, non direi di compiacimento, ma di soddisfazione per i testi che vengono letti, no? Perché molto spesso, no, in queste presentazioni c'è qualcuno che legge qualche pagina del libro, no? E sono molto contento del fatto che ci sia prestata attenzione a certi passi, a certe cose particolari, insomma, c'è un modo di riconoscere il proprio libro in un altro modo, no? Quindi è anche faticoso, ma è anche piacevole, no? È così. Come qui è stato interessante vedere le scelte di testi che voi avete fatto. Certo, però il bello poi è il confronto vivo con la presenza delle persone, c'è poco da fare. Certo. E noi chiuderemo proprio tutta la vita, e per quanto mi riguarda, per quel poco di vita che mi resta, soltanto a dialogare così, insomma, sarà un po' deprimente la cosa. Però, ecco, data i momenti di solitudine in cui, in un modo o nell'altro, o di cautela eccessiva a cui siamo costretti, intanto questo con Paolo Pasquini e con tutti coloro che magari in un modo o nell'altro si troveranno a seguire questo, il Festival Dantesco soprattutto, ecco, questo, in questi rapporti è stato un'esperienza comunque piacevole. Voglio aggiungere un ricordo di un amico, cioè ci sono dei dantisti che sono scomparsi recentemente. Proprio un paio di mesi fa Andrea Battistini, che è mio quasi coetaneo, aveva qualche anno meno di me, era un carissimo amico, e tra l'altro l'ultima volta che ci ho parlato per telefono mi ha parlato proprio del mio libro che aveva letto, e era molto contento del modo in cui avevo parlato di Bologna, della sua città, insomma della cultura bolognese, del suo grande maestro Ezio Raimondi. Ma poi ho visto ieri, guardando il giornale, no, che poi la morte proprio di un filologo studioso con cui pure io ho avuto, anche se aveva qualche anno più di me, partecipava ad una generazione, ad un ambiente un po' diverso, però ho avuto sempre un ottimo rapporto. Tra l'altro abbiamo lavorato una volta assieme a lungo in una commissione di concorso universitario, quelli c'erano i mega concorsi che riguardavano tutta l'Italia, quindi duravano tantissimi giorni, quindi si stava così vicinissimi per più settimane, no? Quindi è stata una persona di, oltre che di grande cultura, di grande intelligenza, anche di grande umanità, quindi veramente mi ha colpito molto, perché era parecchio tempo tra l'altro che non lo vedevo. Poi c'è questa combinazione magica, così non sarà parente di Paolo Pasquini, no. C'è questo Emilio Pasquini è così, che è scomparso proprio ieri o l'altro ieri, questo sì, mi lo abbiamo
Ma l'età mia ormai, insomma, tante persone che si conoscono si perdono, mamma. Lo ha ricordato anche Giuliana Nuvoli nella conversazione. Era proprio il giorno dopo la scomparsa. Bene, noi ringraziamo il professor Ferroni, che sarà, e anche di questo lo ringraziamo, presidente di giuria ancora una volta per il nostro festival, e quindi tra oggi e domani. Ah, ecco, domani all'ora di pranzo dovrà consegnare i suoi voti e ci salutiamo con l'ultima lettura proprio sulla tomba di Dante, visto che è il 700° dalla scomparsa. Approfitto per un'ultimissima domanda: c'è qualche progetto che metterà in relazione il suo libro con l'opera di Lamberto Lambertini? Sì, con Lambertini facciamo delle cose insieme col suo progetto già portato a termine, ma ce n'è anche uno nuovo. Ecco. Ci sarà un'app legata a tutti i luoghi d'Italia, e abbiamo già registrato alcune parti, soprattutto Verona, Ravenna e altro. Ecco, e sarà un'app dove attraverso riferimenti al libro si potranno ritrovare dati su tutti i luoghi, anche immagini, perfetto, eccetera. Siede la terra dove nata fui sulla marina dove il Po discende per aver pace co' seguaci sui. Quando Dante si trovò a scrivere il quinto canto, questo era Inferno, quinto canto 97-99, quando si trovò a scrivere il quinto canto dell'Inferno, facendo di Francesca la prima dei dannati a rivolgergli la parola, non poteva prevedere che avrebbe concluso la sua vita proprio a Ravenna. E di Ravenna poi, per bocca di Guido del Duca, nel 14° il Purgatorio, egli elenca due casate del buon tempo antico, Traversari e Anastagi. E al suo soggiorno ravennate si riferisce l'Ecloga IV. Avvicinandosi alla città, l'affollatissima statale Adriatica passa tra luoghi artificiali di ogni genere. Superata a Milano Marittima, si trova sulla sinistra il parco di divertimenti più grande d'Italia, Mirabilandia, che moltiplica le sue meraviglie metalliche plastificate, le frenesie dello stupore energetico, utilizzando adeguatamente anche i bacini e i percorsi acquatici. Attraversato poi il Fosso Ghiaia, lascio la ex statale 16 e prendo la strada Romea. L'ingresso verso il cuore della città nella sera della domenica dà un ben diverso effetto di calma rallentata rispetto all'affollata costipazione della strada prima percorsa. Le zone pedonali sono piene di un'animazione estenuata, sorvegliata dalle persistenze della lunghissima storia che la città accoglie senza esibizione, quasi in modo raccolto e meditato. Prendo alloggio in un piccolo bed and breakfast in pieno centro e mi dirigo subito verso la zona dantesca. Sulla piazza del Popolo l'ultimo sole ancora illumina da nord-ovest la facciata settecentesca del palazzo della prefettura, e la vicina piazza Garibaldi è dominata da una statua dell'eroe eretta nel 1892. E già dalla piazza Garibaldi, in fondo alla via Dante Alighieri, si vede la semplice e bianca mole della tomba del poeta, con il suo piccolo timpano, la cupoletta toccata ancora dal sole calante. Percorrendo la via si affacciano sulla sinistra i due chiostri francescani, entro cui sono ospitati il Museo Dantesco e il Centro Dantesco dei Frati Conventuali. A quest'ora è chiusa la porta della cappella che immette davanti alla tomba e che ha avuto una travagliata storia, che è stata onorata col tempietto attuale, opera di Camillo Morigia, solo alla fine del Settecento. Storia di nascondimenti, di trafugamenti, dato che dal sarcofago, posto originariamente nel giardino del convento francescano, i frati stessi asportarono i resti del poeta fin dal 500 per impedire che fossero traslati a Firenze, come nel 1519 aveva richiesto il Papa Leone X. Poi, nel periodo napoleonico, al tempo della soppressione dei conventi, furono nascosti in una porta murata
nella vicina edicola oratorio e ritrovati casualmente soltanto nel 1865. Un più recente nascondimento è avvenuto durante l'occupazione nazista, come si può vedere in un cespuglio del giardinetto che è alla destra della cappella, dove è inciso su una piccola lapide quanto segue: sotto questo tumulo le ossa di Dante ebbero sicuro riposo dal 23 marzo 1944 al 19 dicembre 1945. Ma poi, saranno state veramente quelle di Dante?